Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Anzitutto, ovviamente, anch'io esprimo una forte vicinanza e una forte solidarietà a Carmela e a Francesca. Con Carmela ci conosciamo da 3 anni, ci lega una forte vicinanza politica. Abbiamo condiviso, sin dall'esperienza delle primarie del nostro partito, un percorso comune. E è una donna coraggiosa, è una donna tenace, che non ha peli sulla lingua, che dice quello che pensa. E questo le fa onore e non ha mai avuto timori anche a denunciare quando c'era qualcosa che secondo lei era anche soltanto minimamente sospetta. Francesco ha avuto modo di conoscerla il giorno dopo del vile atto intimidatorio al presidio che è stato organizzato dall'ANPI al comune di sotto il municipio di Buccinasco. Prima la conoscevo come cronista dell'edizione locale del giorno che tratta temi del nostro territorio. Ovviamente, parlando del nostro territorio che è particolarmente esposto a questi fenomeni della criminalità organizzata, le è capitato anche di parlare di ciò. E comunque si tratta di due persone esposte. Per questo io, e anche per la dinamica per cui si è andata a svolgere questo gravissimo atto intimidatorio, io tenderei, ma però si tratta di una pura opinione personale, ad escludere una bravata. Poi è chiaro, spetterà alle forze dell'ordine, eventualmente alle autorità giudiziarie, entrare nel merito e fare chiarezza su tutto. Ad ogni modo, io credo poco in questo caso qui, scusate il gioco di parole, al caso, nel senso che magari posso credere al caso nei termini di cui parlava Jacques Monod, ma in questi casi qui di sicuro non credo si tratti, di una casualità, però è una mia opinione personale, si farà luce anche su questo. Quanto a noi che rappresentiamo le istituzioni e quanto ai cittadini che sono impegnati nell'attività sociale, io penso che soprattutto in un momento come questo di crisi sia fondamentale porre al centro del dibattito pubblico, quindi al centro dell'agenda politica dell'intero paese, il tema della legalità e della lotta alla corruzione. Perché andiamo a spiegare che, come diceva prima il Presidente del Consiglio, la mafia non è altro che l'antistato. Si pone in contrapposizione allo Stato. Noi siamo rappresentanti dello Stato in questo momento, dell'entità territoriale più piccola, ma comunque rappresentanti dello Stato. Quindi soltanto dimostrando che lo Stato è forte si può fare un reale contrasto all'antistato. Per essere forte deve essere credibile e per essere credibile lo Stato e quindi anche noi deve essere assolutamente distante da qualsiasi logica clientelare, da qualsiasi conflitto di interessi. E deve fornire piena trasparenza, rendicontando quanto quanto fatto durante la propria attività da rappresentante delle istituzioni. È chiaro che, perché parlavo dell'importanza di praticare la lotta alla corruzione, soprattutto nei periodi di crisi? Beh, semplicemente perché l'economia del sommerso, che quindi comprende non solo i proventi della criminalità organizzata, ma anche quanto fatturato grazie alla corruzione, all'evasione fiscale che è stata citata prima, l'elusione, e tutto ciò che riguarda i traffici illeciti, tutto ciò che è nero, è sicuramente di gran lunga la più grande industria del paese in termini di fatturato. Si stima che in totale siano più di 300 miliardi di euro l'anno.
magari la criminalità organizzata da sola sarà una finanziaria cospicua, se prendiamo tutto il nero occorrono diversi anni di finanziarie per arrivare a queste cifre. Io penso e concludo che il modo migliore, oltre ai necessari provvedimenti per combattere la corruzione e tutto ciò che alimenta la criminalità organizzata, sia stare vicini, quindi parlare quando si conoscono i fatti come stanno, anche quando si ha un sospetto, sia non restare nel silenzio ma fare rete, fare gruppo, perché soltanto in questo modo è possibile combattere la criminalità organizzata, che gioca appunto sulla solitudine delle persone, le intimidisce per farle capire che sono vulnerabili. E proprio per questo, e qui veramente chiudo, dobbiamo essere vicine oggi a Carmela, a Francesca, penso anche a tutti gli imprenditori che vengono costantemente minacciati e a tutti coloro che comunque con la propria attività quotidiana vengono intimiditi perché soli. Grazie. Grazie.